È arrivata la decisione del tribunale della famiglia di Tel Aviv. Il bimbo, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia Stresa Mottarone, tornerà dunque dalla zia Aya, a cui era stato affidato dopo la morte dei genitori l'11 settembre, dopo aver concordato una visita ad Eitan in Italia. Il nonno materno lo aveva rapito e portato di nascosto in Israele. Per questo l'uomo è indagato in Italia per sequestro di persona. Al momento dovrà pagare 70.000 shekel, circa 18.000 euro di spese processuali. Le motivazioni della sentenza, come riporta il sito del Jerusalem Post, secondo il tribunale di Tel Aviv, Eitan ha legami più forti, si sente a più suo agio con la famiglia italiana e l'ambiente circostante di quanto non ne abbia con la sua famiglia israeliana. Secondo il giudice, il nonno del bambino ha violato la convenzione dell'AIA, portando in Israele il bimbo senza copertura giuridica. Il tribunale ha sottolineato come l'Italia sia per Eitan il suo ambiente di vita abituale. Quindi l'appello del giudice è a sanare la frattura familiare per il bene di Eitan. Il giudice ha evidenziato come il benessere del bambino richieda una collaborazione tra le famiglie coinvolte. Nella fase in cui siamo, ha dichiarato la sentenza, è di fondamentale importanza concentrarsi sulle condizioni di salute ed emotiva del minore e dargli il sostegno, cura e affetto di cui ha bisogno a causa della tragedia che ha colpito lui e la sua famiglia. Grande gioia per la zia.